Gentilmente concesso, qui lo dico, qui lo. Allora, ciao, ciao. Visto che questo video non ha un inizio, o meglio, ce l'ha, ma è molto confuso, capirete perché, ma vi spiego io e do del contesto molto veloce. Era un giorno come pochi, quando un pomeriggio a me ed un mio amico sono venute in mente tre parole: vacanza senza soldi. Preparato subito lo zaino e posizionato nell'auto dei nostri rispettivi passaggi, ci dirigiamo verso la discoteca più vicina per caricarci e sancire il punto di partenza della nostra nuova esperienza. Pochi minuti dopo l'entrata in discoteca, la confusione cominciò già a prendere i nostri cervelli. Siamo tutti nel migliore! E fu così che, in un batter d'occhio, ci ritrovamo boom, teletrasportati alla chiusura al di fuori della discoteca. Qua, passaggio fondamentale, ho realizzato con molta calma cos'era successo. Il mio passaggio ha fatto l'unica cosa che non doveva fare, ovvero. Sì? Sì, tu? Che Tu, io? tu? Io? Che? Bravissimo, se n'era Non l'ho tornato detto. a casa con il mio zaino nel baule. A circa 6 km da quel punto. È quindi partita l'epopea nella È ricerca un coglione! di un passaggio per raggiungere il mio zaino. Qualcuno... Oh, puoi portarci per callo, fra? Ho un posto qua. Paese dove sta lo... Madonna, questo frate ha visto l'Afghanistan. Porco Dio, ci puoi portarci a Mercallo? Quello gli risponde, ho un posto, fra. Ho un posto qua. Due siamo. Mio zaino. Frate, Dobbiamo dov'è trovare il tuo zaino? È duro. E dove l'ha messo? No, fra, mi hai Duro? inviato. No, 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 zio, non ha senso. Due su due. Stiamo partendo, non abbiamo gli zaini. Dove l'ha messo? Non lo so. Chiamalo! No, fra, senza senso siamo morti. Dove, oh, dici dove l'hai messo, guarda. Non c'è un c***o qua? Alla mia sinistra dove? Quello là! Come corse? Bella, bella, oh, raga, ci porta da Mercallo. Ah, quindi questo ha preso uno passaggio da uno sconosciuto. A cui ha lasciato lo zaino e tutto quello che doveva portarsi in vacanza. Lo sconosciuto ha levato lo zaino dalla macchina e gliel'ha messo a random lungo la strada. In 5, cioè, se 7 non ci siamo. Poi ho iniziato ad insultare mio cugino, che era il mio passaggio. Io ammazzo i miei cugini. Ah no, almeno era il cugino, ok? L'ammazzo. Dio, lui deve andare a Portofino stanotte. Porco. Ah, ho cercato anche di dare del contesto al video. Io e questo uomo qua, dopo una serata di Piero. discoteca dove abbiamo speso praticamente tutti i soldi. Sì, esatto. Allora, lui lo zaino ce l'ha, Io ce l'ho. ok? È questo qua. Oh, ci sono delle tipe. Allora, noi eravamo in questa discoteca e da lì parte la nostra vacanza. Perché dicevo, zio porco. Ah, ma comunque lui, frate, mi ricorda troppo qualcuno, ma non Questa riesco a capire discoteca chi mi ricorda. e C'ha da la lì faccia di uno parte la nostra Frate, mi schilla. Anzi, è letteralmente mi schilla con i rasta. Ecco che cazzo mi ricorda. Mi schilla un po' più giovane con i rasta. No, ma che, frate? Pur no, ma che Pavar? Pelé non mi può ricordare Pelé in nessun modo. No, anzi, pure un po' Oddio, pure Ernia. Pure un po' Fratino. Pure, vabbè, sì, dai, porco Dio. L'ha creato quello dello spot Adidas per creare il mostro perfetto per giocare contro Cristiano Ronaldo. Ma che cazzo è? Gareth Bale, ma dove lo vedi? Senza soldi Quale vacanza? inizia ora con Come il non può recupero. partire? Ah, comunque lui è Alex, un amico sociopatico. Il recupero del mio Buonissimo. zaino. No, è l'unica cosa che non doveva succedere, è questa. Oh, vi prego, Mussolini, con i capelli prima che entrasse in a politica. Mercallo. Ma dove? Io non so dove. Come ci arriviamo a Mercallo noi? Cazzi tuoi, sì! Vieni a piedi, lascialo raccontare. No. Allora, abbiamo trovato un passaggio fino a Sesto. Giuro, ti ringrazio. Grazie. Alla fine gli hanno dato il passaggio, sì. Non è il miglior modo di partire. Tu non hai idea di quanti chilometri ancora dobbiamo lo fare. So, lo so. Andiamo anche se non posso già questa gente. Raga, qualcuno va dalle parti di Mercallo. Madonna, frate, mi chiedono un passaggio così, prendo una pistola e gli sparo. Ah beh, mi rispondono no zio, la prendo io la pistola e gli sparo in testa, Dio porco. Raga, voi andate dalle parti di Grande, tu sei il numero uno. Grazie. Tu sei il mio idolo. Tu sei il mio andate idolo. dalle parti di Madonna, Mercallo. Che pisellone. No. Qualcuno va No, dalle parti di Mercallo. No. No. Mercallo puoi andarci a Dio, volevo la pizza. No, Dico la verità, io volevo la pizza. Non ce la faccio. Ma questo video non ha un inizio. Cioè, non capisco, sto capendo. Cioè, doveva iniziare, Non ma ce non la è ancora faccio. iniziato, Non, detto no, figlio. non possiamo farcela a piede, bro. A me interessa Portofino. Andiamo a trovare dei ragazzi che vanno verso la palla. Mamma mia, quella. Quell'altra
l'altro, ma come sta a parlare? La lingua degli dèi. Minchia, ma lo uccido. No, cioè, mi serve lo zaino, capisci? Non posso andare senza zaino. Ma quindi lo zaino lui non l'ha trovato. Ma porco Dio, sono più rincoglionito io di lui. Qua e non so come raggiungere. Ti prego. Allora, se la fai un'altra volta, ti schiaccio. Vai dalle parti di Mercallo? No, vado dalle parti di Vergiati. Dove c***o devi andare? Io a Mercallo. Frate, ti amo. Ma non devi salire come un autista di sì, veramente, perché se mi capita a me, porca bro, io ti amo. Tu non hai capito, ragazzi, bro. Però voi vi dovete organizzare. Cioè, oddio, questo è palesemente il bro che lo salva sempre ogni video, che io non conosco perché non ho mai visto i suoi video. Frate, non mi sembra un bro di cui fidarmi, onestamente. Stava letteralmente andando dritto a uno stop. Bro, no, non mi ha convinto il bro. Porco Dio, lo stava prendendo in pieno. Ma dove stai andando, bro? No, ma ragazzi, ma il bro si ripete 8 volte i verbi. Ma questo sta ancora più bevuto degli altri. Ma cosa sto vedendo? Ma che situazione è? Dovete stare in silenzio dei momenti. Non dovete. Fratello, ma trovare la patente l'ha presa alla Buffalo questo. Alla Book of Toro. Non avere un passaggio per andare a Marsala. Le teste di c***o. Convieni? Frate, finisce male. Ma che cazzo? Che cazzo è questo, bro? Frate, allaccia la cintura, ti prego. Questo qua è pazzo. Già, ma sedia nerazzurra non si può vedere. Domani la coloro, ok? Domani vado a comprare dei pennarelli e te la coloro. Mi dispiace che non si può vedere, mi dispiace veramente. Scusa. Non posso registrare da ubriaco. Oddio, e se fa il segno della croce? Beh, pensa, sta in macchina così con uno del genere. Il segno della croce. Ma sta a inseguire un gatto. C'è uno nudo per strada. Ma che fa? Una spara del culo di chi parla di quello che scrivo. Ma raga, ma dove vive? Ma perché c'era uno nudo che camminava senza avere una meta per strada? Grazie mille, ci hai salvato la vita, frate. Facciamo così, siamo marcissimi. Ci vediamo domani mattina. Te lo puoi vedere? Non c'è neanche uno sbratto. Andiamo a prendere lo zaino. Siediti qua. Agis, perché mi cominci a pensare che l'hai pagata tu la bet? Sto godendo, raga. Ora può cominciare. Ma è morto. Ufficiale. Ma è morto dove ha sbrattato? Ma è morto sul suo sbratto. Cazzo, porco Dio, no, questo sta a morire. Se va next, se va direttamente next. Ma ragazzi, ma è morto. Sei per una tinuzza. Pony, bravo che... Ammazza. Beh. Ma che censura è? Un fenomeno! Un mostro! Ora tenteremo di raggiungere la stazione. Adesso ci facciamo dare un passaggio al primo di segato. Scusa. Ma questa è una smart. C'è una macchina, fai sopra. Ma quello che sta facendo? Ma sta vomitando di nuovo. Guarda, la storia non mi convince. Anche noi, ti prego. Ti scongiuro. Ti prego. E se ne va? Ah, ti ho perso sesto? Tutto posto. Let's go. Fai sopra. Gentilissimo, veramente. Buona giornata. Come si... Non puoi prendere un passaggio dall'ambulanza. Questo è morto ancora, questo. Oh, andiamo, bro. Ci sono. Andiamo. Dai, che devo andare a lavorare, signore. Siamo a sesto C. Adesso prenderemo il treno per Milano. Ce la godremo tutta perché dormire. Porco Dio, frate. Mamma mia, guardalo, c'ha l'occhio degli alone. Siamo fra... Che? Arriva. Speriamo che il controllo non ci becchi. No, io non ce la faccio. Ma mo si fanno i controlli. Ah, e mo si fanno il treno senza biglietti. Tecnica del fantasma. Qual è la tecnica del fantasma? Gli sta a chiedere il biglietto e si guarda i capelli nell'iPhone. Mi faccio il biglietto adesso perché non lo faccio scendere. Per esempio lo fa per il treno dopo. Tipo prima che... E poi gli si mette ancora a posto i capelli. Vabbè, ora chiamo la polizia. Ma chi ce l'ha? Con me. Con noi? Risponde. Devo scendere? Sì. Scendiamo. Ok, perfetto. Iniziamo bene. Sono le
6:40. Ma che tecnica è la tecnica del fantasma? Ma mi sembra... Primo giorno. Ma non mi sembra ottima. Siamo stati cacciati. Buona giornata. Però a lei. Il biglietto ce l'hai tutti? Poi si incazzano, eh? Non siamo durati 20 minuti. Prenderemo il prossimo. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Abbiamo soldi, ci accontentiamo. Non facciamo più questa regola. Non ci credo, siamo a Milano. Scusa, io e Zano ci siamo presi 58 euro di multa perché non c'avevamo il biglietto, che poi in realtà perché non c'era stato passato, perché ci avevano comprato altre persone. E se siamo presi a multa e siamo scesi. Qui invece gli fanno, gli dicono se non scendi te faccia la multa, se scendi te faccia la multa. Ma allora comunque conviene salire senza biglietto. Se poi tanto devo scendere, faccio così 5 volte mi sgami, 5 volte non mi piove la multa, ma arrivo dove devo arrivare. Non hai fatto la tecnica del fantasma. Vabbè ragazzi, ok, avete ragione, avete ragione. Milano, se vai Milano! Beh, la graziata. Ciao bello. Allora, c'è un video corso, è bella. Madonna, guarda questo cibo. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Fanno tutti così. Tutti chi? Ma tutti chi? Ma mica tutti. Sono le 7:42. Io sono ancora ciuco perso. E lui ti fa accendino, so tu. Però siamo a Milano Centrale. E questo è un buon punto. Dobbiamo arrivare a in Liguria. Mettiamo l'intensivo. Santa Margherita, bro. Siamo già lì. No, frate, se prendono un Intercity e non gli fanno la multa impazzisco, cioè. Bella, bro. Oh, che carino! Ma che cazzo sto facendo? Andiamo. Questo è il treno. Vediamo come va. È un Intercity. Passerà sicuramente. Frate, sono loro, sono i tumori. Questi sono i tumori che sono in primis io a odiarli. Sono loro, guarda, tazza tette e va in giro con tazza bocce enormi. E lui ti fa... Guardate. Contro loro, bro. Ma voglio vedere che cosa succede, sono curioso. Basta, dio cane! Ma non servono un cazzo! Ma che mo? Tecnica dormiente! Fidate che te svegliano, guarda, anche io alle volte mi addormento davvero e te svegliano. Oddio, un 2x? No, non ce l'abbiamo. Vogher, allora la prossima fermata. Va bene, grazie. Prendiamo tutto. Sì, è già tutto qua. A posto, grazie. A te. Ma basta, zio, mi hai strutto veramente il cazzo. Chissà tra quanto passa il prossimo. Si è rotto i coglioni, zi, te prende i treni senza biglietto e non gli fanno manco la multa. Che gli frega a lui? Ma, no, ma sì, ma che cazzo stappare. Significa? Un'ora e mezza, bro. Bro, è scemo io che... Che coglione! Cioè, porco Dio! Allora, sì, freccia rossa... Forse boh, sui freccia rossa è diverso, perché allora a sto punto mi prendo Roma-Milano, però con le fermate, e comunque arrivo, che ne so, a Firenze. Magari in realtà devo arrivare a Firenze e devo manco arrivare a Roma-Milano. Il prossimo posso trovare. È andata male, ci ha fatto scendere a Voghera. E ora... Ah, dopo prende pure un freccia rossa, prende dopo. Ah, quello va a Genova, eh. Genova non ci piace? Sì che ci piace. Genova Brigata, va bene, ci piace. Andiamo a Genova. Vicinissimi. Io non... Cioè, non pensavo fosse possibile che sono quasi bronzo. Ancora, bro. Ma che cazzo... Sono le 9. Ci siamo bevuti, oh. Genova! Avete bevuto male, non è che mi avete bevuto troppo, zio porco. Adesso la spezza centrale dove andare. Prossima altra corsa, sta in piedi. Questo è morto, sì, questo sta a stirà. Bro. C'è il mare, bro. C'è il mare, bro. Il mare, il mare. C'è il mare. Sì. Siamo arrivati in quel girapallo. E la prima cosa che faremo... Senza problemi. Ora è assolutamente cibarci. Oddio, comunque prima notte subito in Liguria siamo, eh. Scettici, scettici. Possiamo che... Cosa? Ma che cazzo c'è quella? Frate, perché c'è una macchina con un panno sopra? Scettici, scettici.
Questa volta è un panno per non far entrare il sole. E il parasole, sì, ma mi sembra un parasole un po' strano, devo essere. Lo so. Perché? Però mi si... cioè, è veramente brutto. Ah, gli entra dentro la pizzeria, gli dice non c'ho soldi, gli danno la pizza. No, è veramente brutto. Avvocaccia genovese. Arrivati a Rapallo dovevamo raggiungere Portofino, ma come? Semplice. C'è, poi a Genova gliela danno. A Genova. Sfruttando la fama per la prima e avvocaccia non la pizza. Che di sfida sarebbe? Dei ragazzi di noleggio barche, questi qua, mi hanno riconosciuto gentilissimi, mi hanno fatto C'hai ragione, l'avvocaccia non la pizza, perché magari gli avessero dato la pizza, porco Dio. Magari, tieni l'avvocaccia, è pizza, solamente che ci hanno pisciato sopra e quindi si ammoscia. Ma vaffanculo, de Genova, zio porco. Eppure lo stadio. Simo, grazie per i sub, Miche, grazie per i sub, bentornata. Sei serio, bro? Avvocaccia genovese. Sto facendo proprio un contenuto su sta roba. Sì, sì. Di vacanze. Cioè, io adesso ti sto riprendendo. Grazie. Che fa questo? Ma io non capisco un c***o. Che stanno a fare? Ah, gli danno un po'. Ah, sì, sì, succede anche a me. L'ultima volta ero in ritardo per un treno. Mi hanno dato un passaggio. Kevin De Bruyne mi ha dato un passaggio sul suo motoscafo. Sì. Ok. Sì, sì, mi succede spesso. Sempre. Le toilette da pagare. Ma ti pare un euro per il bagno? Ma qua siamo scemi. Allora, su questo sono assolutamente d'accordo. Sul pagamento del bagno pubblico è per me una roba abbastanza allucinante. Però. Mi dà fastidio. Come mangiamo. Cioè, fa tutte le cose che odio. Tutte le cose che odio fa. Ma che fa? Entra in un garage, sì, di una persona. Non è la trattoria. Non abbiamo dormito. Non abbiamo mangiato un cazzo, a parte una focaccia. Siamo pieni di caffeina data dalla Red Bull e le Coca-Cola. Dobbiamo farci 30 km. Frate, questo video è tipo try not to arrabbiarti, porco Dio. Chilometri per tornarcene in stazione. Ma non ha senso. Abbiamo 7 km a piedi, 1 ora e 40. Guardami. 7 km a piedi, 1 ora e 40. Vabbè, ne ha fatti 40 in sedia. Quindi. Noi non ce la faremo a piedi. No, ce la faremo a piedi. Guarda, mazzo! C'è una schiena. Ma che fa? Ragazzi, ma sembra la villa di Surri. Posso dire, non male questo. Scusami, ma è proprietà privata. La location, eh. Ok. Ah, che bello. Riposiamo un attimo qua. Il bagno, ce lo siamo fatto. Salvezza, salvezza. Prende un autobus, ovviamente, senza pagare un biglietto. Il come rimarrà un mistero. Lo diremo in altra sede, scusa, non su YouTube. Diciamo che non abbiamo perso la challenge. Stiamo sotto. Che ha detto? Non abbiamo perso? Lo diremo in altra sede, scusa, non su YouTube. Diciamo che non abbiamo perso la challenge. Non riesco a capire. Hanno piato da un cestino. Ah. Secondo me hanno piato da un cestino, zio porco. Questa scena è muta. Così. Ma cioè, ma stavano a rubare, entravano e rubavano il cibo nei supermercati. Stavamo chiedendo se avessero avanzi di cibo. Ragazzi, adesso comincio. Se deve sentire spesso così, bebe io, suppongo. Non avevo visto che ti eri scollegato. Scusa se ti riattaccavo, non ti dispiacere. Oh, è partito un trenino. Un trenino è partito, Mirko. Mi fai uno spammino di pra. Fammi vedere, Mircoli. Mircoli, non siamo a 2000 giornaliere. Io ho finito di streamare. Bella. L'amico è Nicola. Io me devo andare. Mi devo portare a 35 anni. Cioè, comunque, comincio a capire perché Ale della Giusta carica i suoi video senza problemi. Perché, cioè. Grazie. Oh. Ciao. Non l'abbiamo fatto prima, bro. Ci sta. Un po' d'acquetta, ci sta. La Zanzara Radio 24 che spacchi dal ridere. E la danno. No. Grazie per il consiglio, ma no. Scusa, ma entra in un. No, dai. Un hotel non ce la fai, non ce la puoi fa. Però possiamo dormire anche qua. Cioè, bro, guarda cosa abbiamo. Comodissimo. E ci risvegliamo con l'alba romantica.
Un'ora e trenta circa. Si bevono. Arriviamo, arriviamo. Questo appuntamento da Dio. Sì, ero tipo nell'Olimpo. Ho letto un po' di sonno. Se li sono bevuti nel Bing, nel Bing. Comunque se sono fatti un'oretta e mezza nel Bing. In un cantiere, no? Ma non lo puoi fare, non lo puoi fare, non lo puoi fare. Questo se ti fermano ti fanno veramente, ti portano in caserma per un ti tengono lì. Ah no, lui, ah, non solo, oh, lui c'è sale la nel cantiere sopra. Sembrano puliti. Sì, sembrano. Porco Dio, sì, lì alzavi, c'è stava Molteni Chad muscolosissimo così che ti guardava. Ehi, non toccare i miei legnetti 180x60. Fede, Cecio, Star, bentornati e benvenuti. Io non riesco più a avvicinarmi alle cose di legno, ho paura che mi spawna Molteni da qualche parte. Mi mettono paura, mi mettono. Sì, è il bunker, stanno nel bunker di Molteni. Così il coach già fa male più che altro. No, poverino. Minchia, fa malissimo. Purello. Non ci rimanere. Io ho paura delle due domandine di cosa di Winnie. Quando arriveranno? Perché arriveranno. No, io non hai capito. Non fanno un cazzo. Ah, utilizzare una cosa che sarebbe servita per i lavori. Ah, mare, ci sta. Per dormire. Dormono. Sono le 5. Alle 5? Le 5 te dai. Arrivano gli operai e ci picchino. Te dai, perché arrivano gli operai, giustamente. E che te invento? Tutto. Si mettono al mare. Giorno ero sotto casa mia a Genova. Pensa se è tutto amianto. No. Video. Mi ha intimato di farlo salire in casa per dargli da mangiare. Dopo mi ha obbligato a portarlo in scooter fino a Savona. 45 chilometri. Oh. E tu l'hai fatto? Minchia, ho dormito più qua che altre parti. Cioè, due ore in realtà. Siamo appena svegliati e siamo affamati come... Chi è che è affamato di solito? Mi succede pure a me, io mi sveglio affamato, vado a rubare. Adesso faremo il giro degli hotel perché vogliamo la colazione a buffet. Coglione, io come so detto un piccolo tosta, è una scemenza. Se figurate, sono riusciti a entrare dentro la Fashion Week a Milano. Pensi che veramente non riescono a prendere una, a fare una colazione in hotel? Sì. Porco Dio, sti cazzo di Siu, ma quanti che sono spawnati tutti i Prime adesso? Ah, ma perché è mezzanotte? Sì, è mezzanotte. Da adesso, Mirko, fammi non spammetto che si svegliano tutti da adesso. Guarda quante sub, ma che è? Oh! No, dai, frate. Sono andati al bagno, hanno fatto finta di tornare dal bagno. E nessuno giustamente gli dice niente, perché come fai a dirgli qualcosa? Siu! Coach, grazie per le 5 giftate, mo. Guarda, fa molto vedere il culo. Buon appetito, stronzo. Fucco. Buon appetito, stronzo. Ho rilasciato una maglietta Dolly Noir ad Arpischel. Vado a chiedere un cappuccino. Buongiorno, mi dite il numero della camera? 102. Due cosa cappuccini. Dici? Grazie. C'è niente, frate. Cioè, per carità del cielo, ma c'è. No, ma mo si bevono. Ma la cosa è che rimane là. Cioè, dici, vedi, intanto se mangia un po' di prosciutto. Rimane là, cioè, ce l'ha sempre precisa, ce l'ha. Non esiste, ora. Come faccio un altro giro? Non gli basta. Non gli basta. Grazie. Beh, che dire. Gli portano un cappuccino, non lo fai. Sposti, prendiamo. Ora. Per favore non piangere, non ci rimanere male. Il cognome? Il tuo. Se devo andare. L'ho fatto e in cambio ho ottenuto una pacca sulla spalla, un sudato in faccia per sbaglio, altri 5 euro per dargli della focaccia e un adesivo del Milan. Tifo Inter, porco Dio bastardo. Vabbè, là sei un coglione, sì, ma che gli dai? Passaggio per 40 minuti, zio porco! Ma poi in tutto questo si ruba un uovo!
Così. No, frate, ti giuro, mi stanno le mani mi stanno tremando, mi stanno. No, frate, questi li fermano, mo li fermano, sì, non ci credo che li lasciano andare. Sì, grazie. Hanno lasciato gli zaini lì. Ah no, invece ci tornene. E quelli se li guardano dalla porta. Vabbè bro, 102 cazzo non c'era, vedi? Te l'ho detto che non c'era. Prossima volta non bisogna ordinare. E poi te fa canzone all'uovo, te fa. Gira, così, gira, siamo sempre all'uovo. Per il resto della giornata non abbiamo fatto nulla di che. Abbiamo pranzato, abbiamo sciacquato vestiti, ce la siamo chillata un po' in spiaggia. Io non ti spalmerò la crema. Dai. Non lo farò. Chiedi alla signora lì. Mi sono stonato e l'abbiamo preso. Come avete pranzo? Come l'avete? In prestito, un ombrellone. Ora abbiamo anche l'ombra perenne. Mostra il nuovo acquisto. Il team si aggiorna. Oddio. Siamo in una fa... Verso sera abbiamo cercato Bulbasaur. Ciao. Venusaur. Fatti una domanda. Abbiamo scoperto che anche i senza tatto in questo mondo di merda riescono ad essere derubati. Aspetta, per dormire? Dove capita? Anche io sì. Ho la tenda lì dentro perché mi hanno rubato lo zainone, quello grosso, sai, quello da 70 litri. Mi hanno rubato prima il telefono, quei soldi in tasca, mi hanno tagliato i pantaloni. Sì, ma dove dormivo? Ma no, mi hanno letteralmente tagliato da qua. Non c'ho più un vestito, io c'ho questo. Mi faccio schifo da solo pure per entrare in un bar. Infine ci siamo di nuovo arrangiati col cibo. E anche oggi si cena. Ma no, ma poi ragazzi, Calvisius, questi sì sono quelli tipo mezzi premium. Questi costano tipo 7,99€. Ma siete tutti moralisti sotto il video. Sotto il video. Però non fanno ancora il video. Però dobbiamo dire che la challenge comunque la stiamo rispettando. Questo è proprio. Allora, non abbiamo detto che sarebbe stato facile, ok? Come è stato facile, lo farebbe chiunque. Ci si deve adattare, naturalmente. Ma sì, ma perché in faccia è viola? Stanno solo peggiorando le cose. Cioè, moralmente è sbagliato. È sbagliato. Però dobbiamo anche sopravvivere. E se c'è difficoltà, cosa ti direbbe una persona? Muori o mangia? Che tumore, porco Dio, questo è letteralmente me. Questa scelta, tu me, ma non che io non faccio cose del genere. Perché la metti? Vai a lavorare. Che non è l'uovo. Andremo next anche se è tutto blurrato. Ma sì, ma più che altro adesso mi sorge uno spontanea una domanda. Allora, devo essere onesto, mi sorgono spontanee due domande. La prima è: quando se ne andranno i 400 euro da lì sopra? Questa è la prima domanda che mi sorge spontanea. Perché letteralmente secondo me ci rimangono fino a fine stream. Probabilmente tra 10 minuti. No! Ma mi piaceva, erano belli là, mi piace pure il viola. Tra 10 minuti, so tirtato. E la seconda è, ma allora, c'è qualche strano motivo per il quale rubano salmone? Cioè, letteralmente il salmone è facilissimo da rubare. Forse perché è sottile. E quindi non te se bevene. Questi due gentilissimi ragazzi ci stanno offrendo da mangiare. Ce la fai? Se la guido io, eh. Raga, gentilissimi, ci hanno beccati, ci offrono da mangiare. Guardate, lui addirittura non può portarmi dietro perché è rotto e corre lui. Raga, assurdo, la gente buona. Gentilissimo, sono grande. Madonna, bro. Non so come ringraziarti. E se mangiano? Ammazza, cocila un altro po', piadina, zio porco. Quanto è bello mangiare qualcosa di caldo. Ci rivediamo allora in centro. Ma che anemica. Piuttosto stare al centro della strada, non andare fuori che c'è un coglione. No, no, per la porco. Salutati ragazzi, abbiamo visto un cancelletto socchiuso ed è la musica. Ci siamo imbucati, ma il problema è che era una festa privata, c'era pochissima gente, ci hanno cacciato subito. Inoltre il tipo sembrava bello nervoso a giudicare da questo movimento di gamba. Allora, per stanotte ci siamo anche aggiornati. Aggiornamento del letto. Oltre che al polistirolo ci sta Ugartone. Per la notte siamo tornati nel cantiere, ma c'era qualcosa di diverso e di sospetto rispetto alla sera prima. Ci siamo chiesti il perché della luce accesa. Frate, ci sta Molteni davvero? O c'è tipo sette copie di Molteni? Che coglione. Seconda notte. Invece no, niente.
E ritornano nel cantiere nel Bing. Ma poi, frate, ma perché questo cantiere ha una vista migliore, boh, di casa mia fra un po'? Che te fa? Ti fa sguardo... beh, sta cotto. Dobbiamo tirarci. Andiamo. Così bevo. Giustamente, a passare passano dal coso aperto. Giusto. Gentilissimi. È ufficialmente inizio del terzo giorno. Sono le 7 quasi. Abbiamo provato tipo 4-5 hotel, ma nessuno ci garba abbastanza ad entrare. E io che pensavo che magari non ve volevano. Che dicevo, vabbè, magari non potete entrare là. E no, invece sono brutti gli hotel, giustamente. Oh, morti. Per carità, certamente. Aspettano 6 km per arrivare alla stazione. Troppo presto per cercare del cibo, perché a quest'ora... cazzo entro, da motel doveri prima. Infatti. Ho 4 fiacche, una tra la luce e l'illice e l'altra sul mignolo che mi stanno uccidendo. Aia, che schifo. E niente, ve lo farò sapere. Ok, ci stiamo rassegnando. Si salta, si digiuna oggi. Aia. Stasera se Dio vuole. Se Dio ce la manda bene. No, abbiamo 6 km fino alla stazione. Non capiamo più niente. Adesso tanto spawnerà un salmone extreme flavor. Non abbiamo energia. Scozzese. Dormiamo su del cartone o su del polistirolo. Che ho le capacità intellettive di un canarino del vecchio. E siamo solo al terzo giorno, il bello è quello. Vabbè. Io ho capito perché senza tetto non trovano un lavoro. Cioè, così come fai poi a farti assumere? Esatto, non hai forza, non capisci una sega. Entri nel loop e ciao. Era chiuso, era per terra questo. Però era chiuso, l'abbiamo aperto ora. Ma che è più grosso. Ah, che c'entri. Mm. Mm. Credo che sia fattibile. Adesso dobbiamo fare il pollice. L'autostop non funziona, ce la stiamo facendo a piedi. Certo, era chiuso. Vabbè, voi non è che hanno rubato qualsiasi cosa, zio porco. Non è che entri dentro al sushi per un buon biscotto. Avranno trovato tanto strozzi, figli di troia. Non vi fate dai biscotti se ne mangiate. Che nessuno li mangia mai. È solo uno spreco di plastica. Scemi babbi. Poi li buttate. No. Da qui segue un viaggio interminabile verso Roma. Prima tappa a Pisa, qui siamo riusciti a prendere del cibo. Pisa regala gioia, frate. Abbiamo provato dei metodi alternativi per non farci sbattere giù dai treni. Adesso cacciatemi. Ma i controlli sono sempre dietro l'angolo. No, bro. No, bro. Guarda come ti fa col dito. Che tecnica gli fanno? Non so se funziona come tattica, no, vero? No, non credo. Sbattuti giù di nuovo. Attimismo. Vabbè, siamo durati 2 fermati, ho fatto 3 comunque. Dobbiamo aspettare altri 30 minuti. Poi abbiamo sbagliato treno e siamo finiti in una stazione deserta. Dove cazzo siamo? Cioè, più o meno l'ho già sentito, ma dove cazzo? Ma dobbiamo aspettare 1:20. Abbiamo mangiato del sushi? No, non è vero. Ah, Dio, bellissimo questo. Wow, questo è lusso. Ci siamo annoiati. Questo è lusso. Capito, frate? Questo è lusso, zio. Cioè, questa è roba seria, non parliamo mica di cazzate. Mongola. Questo è lusso. E poi ti suonano, e poi ti suonano le maracas. Mentre che prendono l'ennesimo. Frate, ma queste robe allucinanti. Cioè, letteralmente stanno facendo come ho detto prima, pensando che non si potesse fa. Cioè, se fermano in stazioni random, perché ogni volta prendono un treno e se non c'hai il biglietto ti fanno solo scende. Ma questa roba è assurda, sì. Ci hanno graziato. Ma scusa, perdonami. Cioè, ma se l'ente statale che dovrebbe far guadagnare soldi allo Stato ogni volta ti grazia, e lo Stato come cazzo li prende i soldi da quelli che non fanno il biglietto? Ah, ma questi addirittura li ha lasciati sul treno. Vale, questo è l'ultimo treno che dobbiamo prendere. 3 ore e mezza per direzione Roma. Sono dovuti scendere a... Non ci posso credere, Montalto di Castro. Scala sinistra, dalla parte del sole, non dalla parte del bar. Montalto. Montalto, 117 km da Roma. Oh, mega Zulul!
Faccio male che troviamo a casa, ti prego, faccio male. Eh sì, qua stanno dentro al parcheggio dietro. Ne so, porco Dio, che ne so, porco Dio. Sette anni a farci in quella città di merda, in quel mare di spiaggia del cazzo, a farci le vacanze con i miei. Dio porco. L'unica cosa bella di Montalto di Castro è dove ho baciato per la prima volta Sofia. L'unico ricordo bello in 8 anni di vacanze. Infatti. Ah, c'era un altro, sì, una c'ho letteralmente io sulla gamba, c'ho un segno che si vede, perché sono cascato dalla bici a Montalto di Castro, perché le strade di Montalto di Castro sono il terreno dove rimbalza Luffy di R5, praticamente. Questo sono, sì. Sono un serpente, sono, Dio porco. L'ultimo treno della giornata. Guarda, speriamo. Che tramonti. Comunque si è beccato dei tramonti clamorosi. Infinite ore siamo giunti a Roma. Ah, e arriva a Roma. E poi continua. E il video continua, boys. Certo, come fai mo a non vedere il video? Ah sì, mi sa che tocca.